Vergine, non sopporta nemmeno se stesso. Leone, l'insuccesso è il suo trionfo. Toro, il 15 agosto avrete tentazioni omosessuali. Cancro, sembra un rincoglionito. Pesci, mettersi con un pesce è come buttarsi giù da una delle tre cime di Lavaredo, la più alta. E questo è l'oroscopo che con ironia ci propone il giornalista Claudio Sabelli Fioretti nel libro Stelle Bastarde, edito da Chiare Lettere. Lei, Stefano Bagnasco, di che segno è? Noi scettici siamo tutti della Vergine, naturalmente, perché siamo razionali. Lei è fisico dell'NFN di Torino e coordina il gruppo di studio sull'astrologia del CICAP. Ma in che modo la posizione dei pianeti al momento della nostra nascita può influenzare la nostra personalità o tratti del nostro carattere? Prima di cercare di capire come possono fare a influenzare il nostro carattere o il nostro destino, bisognerebbe andare a verificare se davvero lo fanno. La prima domanda quindi che noi del CICAP ci siamo fatti è: ma davvero esistono queste influenze astrali? Davvero è possibile queste influenze, diciamo queste corrispondenze astrali, per cui è possibile, studiando quello che gli astrologi chiamano il cielo di nascita o il tema natale di una persona, cioè la posizione delle stelle e dei pianeti, al momento della nascita, avere delle informazioni sul carattere di questa persona, sul suo destino, su quello che vogliamo. Questo va fatto con gli strumenti della scienza. È possibile, per esempio, fare degli esperimenti in cui si chiede ad astrologi di esaminare il tema natale di un certo numero di persone e verificare se poi le loro indicazioni sul carattere di queste persone rispecchiano effettivamente il carattere delle persone. Ma in che modo si può stabilire se l'astrologia funziona o no? Quali tecniche vengono utilizzate per metterla alla prova? Certamente, non si può ovviamente semplicemente leggere un po' di oroscopi e vedere se sono giusti. Gli astrologi dicono sempre che l'astrologia astra inclina non necessita da un'indicazione, non una certezza, quindi devo usare un metodo statistico e andare a vedere se l'astrologo indovina più di una persona che insomma tira a caso. Se io dico tante cose, tiro un po' a caso, qualcosa magari è giusto, allora devo andare a vedere se l'astrologo indovina più di quello che faccia una persona che tira semplicemente a caso. Una tecnica che si usa, per esempio, è quella chiamata matching test. Si prendono, per esempio, gli oroscopi di tre persone, gli oroscopi vuol dire il tema natale di tre persone, e una descrizione del carattere di una sola di queste. E si chiede a un astrologo, senza dirgli naturalmente qual è, di vedere se riesce a capire quale delle tre è la persona corretta. Questo esperimento è stato fatto molte volte con modalità diverse, con molti astrologi, in certi studi, con protocolli sperimentali anche molto complessi per evitare appunto di prendere delle cartonate. E il risultato è sempre stato lo stesso, ossia l'astrologo non riesce a indovinare il profilo giusto più di quanto una persona che tiri assolutamente a caso. Quindi qual è la posizione del CICAP, del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale in merito all'astrologia? L'astrologia è una scienza o una forma di superstizione? Non è né l'una né l'altra. Secondo me non è una forma di superstizione, perché le persone che si affidano all'astrologia in fondo lo fanno in un certo senso razionalmente, cioè hanno deciso che quella cosa lì è una cosa che secondo loro funziona e quindi ci si affidano. Questo è vero però solo per una frazione relativamente piccola delle persone. Le statistiche ci dicono che moltissimi italiani leggono l'oroscopo, ma quelli che gli danno veramente retta sono in realtà piuttosto pochi. L'astrologia è quella che noi potremmo chiamare una pseudoscienza, cioè una disciplina in qualche modo che assume alcuni dei caratteri della scienza, si maschera, diciamo così, da scienza, senza però rispettare il metodo. Margherita Hack però più volte pubblicamente l'ha definita pura superstizione, perché le stelle, che sono delle enormi sfere di gas, sono talmente distanti da noi da non poterci influenzare. A proposito di superstizione, il CICAP dal 2009 organizza, in occasione di un venerdì 17, la giornata anti-superstizione. Perché? La giornata antisuperstizione è un modo per sottolineare il fatto che anche nella nostra cultura, che è così tecnologica, così intrisa di scienza, rimangono moltissime cose di irrazionalità. In certi casi va benissimo essere irrazionali nei sentimenti, per esempio essere razionali probabilmente è la cosa sbagliata da fare, ma in molti casi invece uno si lascia guidare da vere e proprie superstizioni. Ora queste giornate che sono delle cose molto divertenti, perché nessuno
a cui venga detto che è superstizioso, si offende troppo. Allora riusciamo a fare queste cose in cui sono delle giornate in cui ci sono delle persone per strade, in vari posti, che sfidano le persone a fare cose che sono nella cultura popolare note come porta sfortuna. La strada con un gatto nero, passare sotto una scala, qualche volta sono gli specchi da rompere, del sale da rovesciare, poi il venerdì 17, quindi questo dovrebbe aumentare ancora di più l'effetto di queste cose terribili. Alla fine, se uno sopravvive a tutte queste terrificanti prove senza avere delle disgrazie, cosa che finora non sono capito, non è capitata, gli viene rilasciato un diploma di non superstizioso. È un gioco, un divertimento, serve però per sottolineare il fatto che se uno non sta attento a cosa crede, rischia di credere a delle cose completamente sbagliate. Come diceva Piero Angela, il nostro mestiere non è parlare alle persone che vogliono credere, ma quelle che vogliono cercare di capire.